Buonasera Francesco, ma io sono convinto che posso battere anche il nostro ospite. Chi? Adesso presentalo tu. No, beh, calma. Anche il suo allenatore può battere. Beh, lì si va tutto di braccio, Vincenzo Santopadre, e tu, pallettaro, che cerca di andare a riprendere la palla. Vincenzo, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Vincenzo. Qua mi battono in tanti, quindi insomma una cosa rara. Guarda, ho salutato prima te perché lui ha detto: io forse posso battere l'ospite. E ho detto: vabbè, dire che puoi battere Matteo Berrettini, stai calmo un attimo. E intanto lo salutiamo. Ciao Matteo, buon pomeriggio. Ciao ragazzi. Ciao Matteo, benvenuto. Buon pomeriggio. Allora, pensa che io sono un po' più grande di Matteo, perché io sono del 91, lui ha 4 anni più piccolo di me. Ci incrociavamo nei tornei, non ci siamo mai affrontati, ma ci incrociamo. Poi lui ha preso una strada e io sto qua davanti al microfono. Pensa come può cambiare il mondo. Come stai, Matteo? Come ti senti? Ci fai un po' un tuo riassunto di questo incredibile 2019 che ti ha visto assoluto protagonista? Allora, sto bene, mi sto allenando, sono rientrato dalle vacanze e, come hai detto tu, una stagione molto lunga, molto intensa, però molto, molto bella, dai, tanta, piena di risultati, di bellissime partite, anche di sconfitte, però un'annata sicuramente da ricordare. Vincenzo, com'è stare dietro a un ragazzo come Matteo, guardandolo sempre lì dal palco, riservato insomma a tutto lo staff? È problematico, perché poi lui mi scimmiotta, mi mette sui social foto dove dormo, quindi insomma per me è maleducato, quindi. No, invece è molto ben educato, e scherzi a parte, no, è una bella esperienza, penso sicuramente anche per me, quindi è un bel modo per passare del tempo insieme, farlo con sempre col sorriso sulle labbra, ma facendo, penso, al meglio il nostro lavoro, ognuno nel proprio ambito. Senti Matteo, qui io la prima cosa che ti chiedo è qual è, ovviamente ce ne saranno tante, ma se tu volessi racchiudere il tuo anno con una partita in particolare, qual è quella che ti ricordi, se una vittoria o una sconfitta, credo più una vittoria ovviamente, quella che ti porti dietro, che ti ha dato la maggiore consapevolezza di quello che stavi facendo? Questo mi può aiutare anche un pochino Vincenzo, perché comunque quasi tutte le partite c'era, però io credo che il ricordo più bello sia quello della partita con Monfils a New York. Sì, è vero. Avrei risposto alla stessa cosa, quindi sì, perché Vincenzo? Perché credo che sia stato un po' un match, lo scatto mentale. No, in quel match c'è stato di tutto, secondo me, da tutto quello che racchiude la prestazione di un tennista, poi in un match davvero speciale, perché era la prima volta che Matteo giocava dei quarti di finale, un palcoscenico importante, un quinto set drammatico per certi versi, dove ha avuto un match, poi ha fatto doppio fallo, ma si è rialzato, è stato un match intenso fisicamente, dal cardiopalma, con vari cambi proprio di punteggio, quindi è un match che penso che chiunque, anche chi non è appassionato di tennis, non poteva a un certo punto non esaltarsi e non seguirlo con grande partecipazione. Penso che quello sia stato un match che insomma ha dato tanto un po' a tutti gli appassionati di tennis, immagino. Matteo, mi dicono che avevi il poster da giovane di Federer nella tua cameretta, no? Ma lui è il modello anche tecnico e tennistico a cui ti fai riferimento, oppure tu avevi altri, a parte la tecnica, insomma l'eleganza di Federer? Guarda, allora, il poster no, nel senso che non ero così appassionato di lui, nel senso che seguivo lui, tifavo lui, però forse è stata la mia fortuna, nel senso che da ragazzo, quando ero più piccolo, non seguivo tantissimissimo, giocavo molto, però mi appassionavano altri sport da guardare, forse perché ero un po' stanco anche di guardare sempre il tennis, però sicuramente lui è stato un modello da seguire, è stato quello che ho tifato per tantissimi anni, e dico sempre che adesso non posso più tifarlo perché gioco gli stessi tornei, quindi direi no, se giochi le scommesse, le perdi, potrebbe essere un motivo. Beh, no, ma assolutamente no. Non,
come fatti far fede, giustamente ci gioca Matteo. Però che strano, Matteo, che effetto fa proprio questo pensare? Tu lo vedevi in televisione, poi improvvisamente te lo vedi dall'altra parte del campo e lo devi battere. Infatti l'effetto è stato quello che avete visto a Wimbledon, ho fatto 4 game perché non ero eri rimasto in televisione, non eri entrato infatti, in campo. Dicevo, ma chi è quel ragazzetto che sta giocando con Federer? Sembra... ragazzetto è quasi 2 metri, insomma, ragazzetto sì, però rispetto a lui, insomma, non conta solo la statura, conta anche qualcos'altro, però giocare con lui, ma anche il rapporto è cambiato, non è che siamo grandi amici, però insomma prima gli avevo fatto da sparring nel 2015, adesso dopo quest'anno, dopo Stoccarda, quando sono andato a Halle, lui c'era lì, è arrivato, mi ha fatto i complimenti, si è congratulato per la mia stagione sull'erba, anche a fine anno a Londra è stato molto carino, quindi anche il rapporto è cambiato e mi fa impressione, perché comunque, come dicevo prima lo guardavo sempre dalla televisione e pensavo chissà se un giorno magari mi rivolgerà mai la parola. Adesso abbiamo parlato, abbiamo discusso dove facevamo le vacanze, dove faremo la preparazione, lui mi ha raccontato un po' delle sue esibizioni, quindi insomma è cambiato un po' tutto e sono molto contento. Anche perché la prossima lo batti. Vincenzo, tu lo sai che quando io parlo poi succede, giusto? Abbiamo le prove scritte. Camelio porta... questo è ufficiale, proprio. Sì, c'è scritto... Sì, ma Matteo lo sa? Sì. Matteo non sa nulla. Non diciamo nulla, perché poi dopo se no inizia a diventare troppo superstizioso. Sì, esatto. No, a me non piace. Però ci sono dei libri ufficiali dove c'è scritto che quello che dice Camelio sa vera, quindi Vincenzo lo sa. È proprio ufficiale. No, lo so benissimo. Infatti aspetterò un bonifico, Vincenzo, diglielo a Matteo, Certo, vabbè, poi dopo dai in privato ce la farò presente. In privato vi metterete ovviamente d'accordo. Senti, qual è, Vincenzo, il colpo? Ha dell'incredibile comunque, quello che è la previsione del rivale, ha dell'incredibile. No, è vero, solo questo. Questo possiamo dirlo, è vero. No, ma Francesco le ha viste. Sempre dopo le faccio vedere, però, perché prima non potrebbero. Matteo, se le leggi, parliamo di mesi e mesi fa. Comunque, senti, Vincenzo, qual è il colpo secondo te che Matteo, tanto non ci sente nessuno, deve migliorare più degli altri? Ma noi ci stiamo concentrando adesso in preparazione sui colpi che poi sono quelli più importanti, se sono quelli di inizio gioco, quindi il servizio e la risposta. È ovvio che già non sono malvagi, Vincenzo, comunque. Assolutamente. Però ecco, io credo che un po' in tante situazioni Matteo ha ancora margini di miglioramento, e questo me è la cosa più bella, no? Perché vuol dire che ha ancora tanto da poter crescere, e penso che sia anche di grande stimolo, per cui ecco, ci concentriamo, ripeto, sui colpi che sono alla base del tennis moderno, senza dimenticare altre accortezze tecnico-tattiche che sicuramente aspetti che alleniamo quotidianamente, quindi però c'è ancora tanto secondo me da poter fare, e questa secondo me è la cosa che penso ci lascia ben sperare un po' a tutti quanti del team, che facciamo tutti noi che facciamo parte del team. Cioè, io so che ovviamente... E poi è Matteo che deve sentirsi queste cose, perché poi ecco, tante cose possiamo dirle, possiamo condividerle, ma ricordiamoci sempre che poi è il giocatore che va in campo e è lui che deve poi sentirsi determinate cose e magari dare un feedback a chi gli è vicino. Oh, Matteo, io volevo chiederti questo, si dovrebbe fare ad altri e poi la faremo ad altri questa domanda, ma tu... In cuor tuo, ovviamente, ma ti aspettavi di diventare così, cioè di arrivare tra i primi 10 giocatori del mondo? No, nel senso che magari lo sognavo, però non pensavo potesse essere un obiettivo raggiungibile in così poco tempo. Io l'altro giorno proprio stavo in vacanza e parlavo con una persona e mi sono accorto che ho vinto la mia prima partita a TP nel 2018 e sono qui alla fine del 2019 vedendo i primi 10, insomma, primi 8 del mondo, quindi è sicuramente un percorso molto veloce che non c'è nulla di normale quando si arriva all'elite, diciamo così, anche se si arriva un po' più tardi, però io ho fatto tutto molto velocemente e fino a poco tempo fa, insomma, mi ricordo che ho festeggiato a inizio di quest'anno il mio best ranking al numero 46, mi sembrava una grandissima cosa, quindi non lo so, non pensavo così velocemente, però alla fine quando sei dentro devi continuare a spingere, per fortuna sono un ambizioso, sono
uno che a cui piace lavorare duro, quindi continuo a lavorare, chiedo al mio team come posso migliorare, poi sarà Vincenzo a dirvi se è vero o no, però sono sempre pronto a... Tutte bugie, ragazzi. Non Pinocchio! No, Matteo, questo pensiero... Questa intervista non ci voleva proprio. No, senti, questo pensiero, Matteo, è bello. Secondo me lo dovresti fare ogni volta che entri dentro una partita, perché secondo me ti dà l'energia corretta per affrontare il match. Invece c'è una curiosità tecnica, Matteo, te la chiedo a te. Tu spesso utilizzi la palla corta, mi piace tantissimo quando lo fai, no? Però insomma sei alto, fai un tennis di potenza. Eppure c'ha la mano. Come mai questa fissa della palla corta? Perché Vincenzo quando ero piccolo mi diceva non fare la palla corta, io la facevo. Però ti veniva bene. Per andare contro lui l'ho imparata, capito? Bene. Sì, ma ragazzi, ma io lo faccio apposta per poi fargli la fare. Simulare, giusto, giusto. Perché tanto so che lui fa un po' di quello che gli dico. Capito? Comunque ci hanno scritto, Vincenzo, che batterti è quasi impossibile a livello non professionistico perché metti la palla negli angoli, quindi evidentemente qualcuno dipende, che ha giocato contro di te è ancora... Dipende sempre contro chi si gioca, ragazzi, perché il tennis è fatto... sì, c'è il giocatore ma c'è sempre anche l'avversario, capito? Quindi quello è fondamentale, come in un doppio uno dice è bravo nel momento in cui si sceglie il partner giusto, sì. Bisogna essere bravi anche a scegliersi l'avversario, capito? Quindi dipende sempre dall'avversario anche. Senti, c'è una domanda per tutte e due. Ho letto che Matteo è stato insopportabile nel periodo dei finals lì a Londra. Voglio sapere, Matteo, che combinavi e se Vincenzo veramente lo sopportavi? Vai, Matteo. No, a dire che è stato insopportabile sono stato io, nel senso sì. Ci sono stati un paio di giorni in cui la stanchezza e tutto quello che era successo, lo stress, la tensione, tutto quello che insomma è stato quest'anno, che sono state tantissime cose belle, però insomma penso che alcune volte sono comunque un ragazzo di 23 anni che sta vivendo tutte queste cose per la prima volta, quindi mi sento ogni tanto un po' schiacciato. Quindi non è vero, Matteo, che tu sei andato lì a cuor leggero, cioè tu comunque essendo un'ambiziosa avevi anche delle aspettative rispetto al... No, io sono andato lì per vincere tutte le partite che i miei avversari erano più forti, però io sono andato lì a testa alta e la cosa è che ovviamente come ho detto i miei avversari giocavano meglio e hanno meritato la vittoria, però io l'ho vissuto come se fosse un torneo normale e, però come dicevo prima era insopportabile perché alcune volte mi serviva spazio, mi serviva un po' di tempo per stare per conto mio, quindi ci sono stati, ma non tanti episodi, però in cui io mi sono un attimo isolato e ho chiesto al team un po' di tempo, magari pomeriggio libero o qualcosa per rilassarmi un po', perché mi ero reso conto che ero arrivato a un punto un po' di esplosione. Vincenzo, come l'hai gestito tu invece? Buttavi l'acqua sul fuoco oppure cercavi di stuzzicarlo? No, io mettevo benzina perché mi piace accendere gli incendi. Soprattutto so che a Roma sta piovendo molto. Sì, mamma mia, guarda, no. Non se ne può più, no, davvero. Io credo che sia importante, adesso seriamente, che comunque Matteo è giovane ma sta crescendo tanto in fretta. È un ragazzo comunque equilibrato e sensibile, per cui è importante secondo me da parte nostra ascoltare anche quelle che sono delle sue desiderate, delle sue richieste, e capendo poi ecco, che vengono da un ragazzo equilibrato, per cui non ha colpi di testa assurdi, per cui bisogna prendere atto e capire magari ogni momento l'esigenza di quel momento e cercare di riuscire poi a trarne comunque il maggior beneficio, perché poi alla fine quello che conta è quanto è quello che è il suo dapprima il suo benessere e poi la sua performance, no? Per cui ecco, bisogna e deve essere bravo anche lui a, come ha fatto in occasione a Londra, a renderci partecipi, perché non sempre non è scontato che l'allenatore o chi gli è vicino possa essere così bravo a capire cose che magari se a volte non si tirano fuori con la voce diventa anche un non detto e diventa più complicato, per cui credo che in un rapporto così stretto come c'è per un tennista col proprio team con il quale viaggia praticamente quasi tutto l'anno sia fondamentale avere anche una comunicazione efficace. Ah, non c'è dubbio. Io in quei giorni l'abbiamo bastonato, l'abbiamo anche assecondato, ma non è
lui sa benissimo che nulla è così, può rappresentare un grave problema se poi c'è una volontà di crescere, nel senso, anche se fa un allenamento sbagliato, come tra virgolette sbagliato, come è potuto accadere a Londra, non è un dramma, mai. Allora, abbiamo parlato io ed Enrico, ha parlato Vincenzo Santopadre, che è l'allenatore di Matteo Berrettini. C'è un signore in diretta che non credo si sbagli a considerare il più grande tennista italiano, insomma. Lo chiediamo a lui. No, ma io sono convinto che, insomma, unanimemente possa essere riconosciuto come tale, che ovviamente lo ha visto, lo ha commentato a Matteo Berrettini, che è Adriano Panatta. Adriano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Benvenuto. Benvenuto. Grazie. Sempre disponibile. Veramente grazie ad Adriano Panatta. Prego. Qualche parola su Matteo Berrettini, che è in collegamento. Adesso è il primo giocatore italiano, ottavo nel ranking mondiale. Volevo chiedere ad Adriano Panatta se si aspetta un mantenimento di questo status di Matteo Berrettini. O qualcosa di più, ovviamente. Beh, lo speriamo tutti quanti, ma il primo che lo spera è anche Matteo. È giovane, c'ha 23 anni, per cui non è che deve pensare a migliorarsi, non a mantenersi, non è che è un giocatore che ha 30 anni, no? Credo che lui non abbia ancora terminato la sua, diciamo, la parte di apprendimento. C'ha ancora tante cose da poter capire con l'esperienza e con Vincenzo, che lo aiuta di migliorarsi in qualche parte del campo, ma anche come atteggiamento durante la partita. Insomma, è normale, fa parte della crescita generale di un giocatore. Ah, non c'è. Io farei una sfida dubbio. Adriano Panatta, Matteo Berrettini, qui sull'esperienza ce la giochiamo. Adriano, che dici? Lo puoi battere, Adriano? Non so di cosa stai parlando. Dico, ma ci fai una sfida con Matteo Berrettini, la organizziamo al Foro Italico. Ma cosa? A tennis. A tennis. Beh, quando c'è la mia età, io sono già morto. No, okay. No. Non ci potrà essere questa sfida, diciamo. Però abbiamo giocato. Ciao Adriano, come stai? Qui Matteo, ciao, come stai? Stai bene? Bene, grazie. Sì, bene. Avete giocato, visto? Bravo. No, non abbiamo mai giocato insieme. Una volta sono entrato in campo perché ho visto questo ragazzo che secondo me giocava bene e basta. Poi ci siamo solo messaggiati, insomma, l'ho seguito in quest'ultimo anno di grande crescita, però Matteo, tutto qua, no? Adesso poi capiterà una volta che mi farai l'onore di tirare due palle con me. Però adesso qua io sono molto preciso, ti devo ricordare che abbiamo giocato al campo 5 della Niene. Hai visto, Adriano? Ma non ho giocato. Io abbiamo fatto un doppio. Lo vedi? Ah, è vero. Adriano, hai visto? Non diciamo Fandonia qui. Ma è vero, giustamente lui non si ricorda, ma io mi ricordo. Io ho una foto di quel doppio. No, adesso ho capito, adesso mi ricordo. Ciao Vincenzo, c'è ragione. Sì, mi ricordo uno che tirava molto forte, questo mi ricordo bene. Dunque. Mi ricordo pure che mi ha detto che ho iniziato a servire io e il primo punto sono rimasto a fondo e mi ha detto il doppio si gioca serve in volle. Il punto dopo ho fatto serve in volle, sono caduto e mi sono sbucciato al ginocchio. Ecco. Ormai non è caduto. Siamo tutti a fondo campo ormai, il doppio è una cosa che mi viene un po' da sorridere, però in fondo evidentemente l'evoluzione è così, che vorrei ti dico. Una volta si giocava a rete il doppio. Sì. Sai, adesso da fondo campo giocano talmente bene, per cui lo possono anche evitare, anche se io penso che chi conquista la rete ha sempre il 60%. Di possibilità di fare il punto. Ecco un messaggio per le idee antiche, insomma, non dovete prendermi sul serio, capito? Invece, no, però assolutamente. Se posso dire ma adesso Vincenzo poi magari mi corregge, però è uno degli obiettivi che ci siamo fissati per questa preparazione. Bello. Per il prossimo anno è quello di cercare di conquistare un po' la rete un po' di più, sia perché per le mie caratteristiche, sia per il fatto, appunto, come diceva Adriano, che
comunque quando si va a rete, si riesce a conquistare la rete, si hanno grosse chance di vincere il punto. Soprattutto con la tua fisicità, perché comunque sei un ragazzo alto, lungo, insomma copri, esatto, il campo viene coperto, diciamo, abbastanza bene. Io volevo chiedere ad Adriano Panatta qual è secondo lui negli ultimi 10 anni, diciamo, l'italiano che lo ha convinto di più a livello tennistico. Negli ultimi 10 anni? Sì, magari per prendere un range un pochino più ampio, no? Quindi mettendoci dentro i Volandri, tutti questi ragazzi qui. Beh, insomma, sicuramente Fognini e Matteo, cioè, al di là che anche Filippo giocava, era un ottimo giocatore, insomma, aveva un raggio del servizio, insomma, serviva come un giocatore di bassa classifica, purtroppo questo è stato il problema suo. Lo dice anche lui. Se Filippo avesse avuto non dico il servizio di Matteo, che è già super, ma un ottimo servizio, secondo me poteva diventare molto più forte. Oggi non si può prescindere dal servizio, anche uno piccoletto, come se messo è piccoletto in confronto a Matteo, come oddio, Fognini, scusate l'età, Fognini, per secondo me fare il salto, per poter pensare di andare nei primi 4-5, gli manca un po' quell'ace che al momento opportuno si deve fare, quello che fanno i giocatori di un certo livello. Lui è un grande giocatore, perché una mano come Fognini l'ho vista non negli ultimi 10 anni, ma negli ultimi 30, 40 anche. Adriano, scusa, tu hai detto il servizio, no? Io pensavo che dicevi anche un po' di testa per Fognini, perché sennò lì due o tre posizioni ci sono pure là, secondo me. Sì, no, per carità, lui ha sempre dimostrato di non avere un grande equilibrio psichico in campo, perché ogni tanto, come si dice a Roma, gli parte la brocca, per cui questo giocatore di altissimo livello non se lo può permettere, anche se abbiamo avuto anche tanti giocatori che, però giocatori che facevano Mac, Ronna Stase, usavano quella cosa lì per giocare meglio dopo, invece in Fognini purtroppo c'è da solo di scatto, questo qui gli capita un po' troppo spesso. Quando non gli capita, è un giocatore che nessun giocatore, neanche i primi tre, amano incontrare, per essere chiaro. Però diciamo che, dicevo di Thiem, scusate, anche uno come Thiem serve molto bene, no? Cioè, anche lui fa l'ace quando serve, forse gli manca qualcos'altro a Thiem, insomma, non sono io che devo dirlo, anche ne sono convinto. Io trovo che tutti i giocatori, anche quelli più forti, quelli più grandi, anche i miti, hanno dei difetti che purtroppo molto spesso gli rimangono addosso. Invece, si può lavorare anche con i grandissimi, cioè li parlo adesso come coach, come sulla tecnica, credo che si possa migliorare. Per esempio Matteo ha delle cose da migliorare, ma insomma, penso che Vincenzo lo sappia. No, un paio di ce ne però, Adriano, dai. Sì, a gratis, no, dicele, no, su, vai che prendiamo appunto. No, vengo a Lanieri un giorno, vi offro io il pranzo, tanto per il pranzo, se vi va. Guarda che Matteo mangia tanto, Una mezza, cioè, tantissimo. La carbonara gli piace, attenzione. Quella la faccio io. Se andiamo in campo mezz'oretta, ma sono piccole cose, secondo me può migliorare già di un 10-15%. Ah, Madonna, attenzione. Ok. Registriamo. Ci abbiamo tutto registrato. Mandiamo tutto agli atti. No, ma siamo già, ci siamo anche iscritti con Vincenzo, anche con Matteo. Adesso appena c'è la possibilità, Matteo dovrà partire anche fra un po', parte, no? In Australia, penso, no? Sì, è quasi ora, sì. Insomma, appena un giorno, una settimana ti fermi in Italia, perché giustamente ci vogliono anche qualche settimana di pausa ogni tanto. Ci vediamo. Guarda, c'ho un paio di idee che
che secondo me, poi dopo parlo da Vincenzo se sono positivo, prima ne parlo con Vincenzo. Ecco, bravo, prima su Radio Orario, poi Vincenzo, prima col mister e poi dopo col coach. No, poi perché non si fa mai, non si fa ma mai. Certo, non si scavalca, giustamente. No, ma per carità, poi Vincenzo siamo talmente amici che abbiamo talmente rispetto l'uno con l'altro che non può succedere. Io sai che penso, Vincenzo, che qual è la qualità migliore di Berrettini invece? Proprio l'educazione che lui ha nei modi e nelle, come si comporta in campo. Senti che ti dico. Vabbè, ma quello mica è merito suo, perché poi sennò si monta la testa. Quello vuol dire che dei genitori, famiglia, insomma. Giusto. Certo, è così, è la verità. Però non sempre è conseguenziale, spesso lo è. Senti, Matteo, una curiosità volante. Abbiamo parlato di Federer e di Fognini. Una domanda su Nadal. Ma quando lui fa tutte quei muovine lì, quei tic e tac lì, che dura, prima che batte ci mette proprio 24 secondi spaccati, riesce a rimanere concentrato o ti dà fastidio o no? Guarda, io sono uno che guarda molto il mio campo, nel senso che non mi accorgo, anzi spesso mi dicono dovresti guardare un po' di più dall'altra parte, perché magari l'avversario si sta lamentando e tu neanche te ne accorgi per trarne forza, no? Però io sono uno che sta molto concentrato su se stesso, che mi parlo molto con me stesso, quindi non testa sempre alta, però insomma senza fissarmi troppo sull'avversario. È ovvio che le sue cose risaltano un pochino, perché comunque prima di servire ci mette un po', e più che altro è il tempo che ci mette per servire tra un servizio e l'altro, tra un punto e l'altro, però sono cose che piano piano ti ci abitui e devi, tanto è così, non puoi fare nulla, quindi devi solo andare avanti, non è una cosa che mi infastidisce più di tanto. Ti ci devi adattare. Allora, io volevo ringraziare intanto Adriano Panatta di questa sorpresa e a risentirci sulle frequenze di Radio Radio. Adriano, grazie mille. Grazie, buona giornata. Buon pomeriggio. Tanti auguri, Adriano. Bocca al lupo. Grazie anche a te, Vincenzo. Ricordati i consigli, Adriano. I consigli, ovviamente. Quando volete. Ciao. Grazie. Ad Adriano Panatta. Noi abbiamo provato, anche se non ha risposto, caro Matteo, a contattare Raul Pietrangeli, che è stato il tuo primo allenatore, giusto? Sì. Cioè, abbiamo provato a fare la carrambata, però non ci ha risposto, evidentemente non in campo, no, se hanno il campo coperto sì, ma se no in campo in questo momento a Roma. Ha parlato benissimo di lui, dei tuoi nonni, della tua famiglia, è stato carino. Era lui che mi ha detto del posto di Federer, adesso lo possiamo dire. Ci ha detto una bugia. Okay. Bianca, dai, una bugia bianca. Noi Matteo ti facciamo innanzitutto un in bocca al lupo per l'Australia, perché torneo molto molto impegnativo su una superficie che però può essere congeniale. Io non posso andare, sono pallettaro. No, tu se vai pallettaro non ci riesci. Tu da Roland Garros. Esatto, tu da Monte Carlo in su vai bene, potresti fare un po' più di fatica, sì. Quindi ti ringraziamo, Matteo, e ti diamo appuntamento alla prossima, perché noi portiamo fortuna e quindi ufficiale. Ci dobbiamo risentire l'anno nuovo. Grazie, Crepi, alla prossima. Matteo. Grazie mille. Ciao. Adesso che Matteo non c'è, no? Insultiamolo. No, a parte che insultiamo, è un bravissimo ragazzo. Io me lo ricordo ai tornei che era secchissimo, ma era magro, era già uno che si vedeva con la testa, lui era più piccolo di me, sai, a questi tornei open di seconda, terza categoria, no? Io lo vedevo perché ha affrontato anche uno dei miei migliori amici, che è Emanuele Sartucci, e io andavo lì perché giocavo, poi giocava pure Emanuele, e lo vedevo, ed era proprio predisposto per il tennis. Io che ero matto come un cavallo invece, che proprio ho fatto ammattire mio padre e mia madre un casino, lui invece era già impostato, e a me colpì, poi me ne sono accorto dopo che era Matteo Berrettini, ma colpì quel ragazzo che stava lì costante sul campo, non s'agitava, aveva proprio il temperamento da tennista, Vincenzo. Beh, quella secondo me è una qualità che un pochino devi avere, e poi devi essere bravo ad allenarla, ad incrementarla, perché poi è ovvio che soprattutto quando si è ragazzi si può avere una predisposizione, ma poi il rischio è quello che se non alleni quella predisposizione tale rimane, invece devi a me piace pensare che qualsiasi forma di talento debba essere allenata, perché allora il talento non emerge, non viene fuori e non si può chiamare più tale, per cui sicuramente quella era una sua prerogativa, però devo dire anche che ci ha dedicato tanto tempo, ci abbiamo investito tanto tempo nell'allenarla per farlo arrivare poi dove è adesso. Un allenatore, Vincenzo, secondo te, in generale, adesso lascia perdere tu e Berrettini, Matteo, sì.
Quanto influisce sul tennis? Perché rispetto a uno sport come il calcio o il basket, uno sport di squadra, secondo me è, cioè, quasi un rapporto da fidanzati, no? Per me influisce di più, sbaglio? Secondo me non sbagli, nel senso, anch'io la vedo come te, perché c'è proprio un rapporto talmente stretto e una condivisione del tempo talmente elevata, per cui hai sicuramente più margine per poter influire, ma anche per fare danno, se vogliamo, no? Perché sì, certo, poi non è contrario. Detto, c'è anche l'altra parte. È uno sport particolare in questo, perché poi ovviamente man mano che si cresce, man mano che si va avanti col tempo, come vedete un po' tutti i top player, ma comunque anche basta salire fino a già dal livello di challenger, ormai è consuetudine comune che tutti i giocatori abbiano chi proprio il coach, chi magari se lo condivide, ecco, nei challenger ha un paio di giocatori, due o tre giocatori, ma comunque c'è sempre un rapporto strettissimo, e è ovvio che però può influire laddove c'è una materia prima che può, ecco, può essere valorizzata. Questo è importante, secondo me, questo è il mio pensiero, nel senso che è difficile far brillare un diamante se poi questo diamante poi non è tale, per cui certo l'allenatore incide, tutto il team incide, ma ci devono stare comunque delle qualità che poi, ecco, vanno tirate fuori e il team sta lì apposta. Però insomma, diciamo che se non c'è un materiale umano di spessore, poi anche il miglior allenatore del mondo non ti fa diventare un campione. Ecco, facciamo una domanda al contrario. Dico, se tu da giovane, da tennista, quando avessi avuto un allenatore come Santo Padre, avresti superato, tu sei arrivato al numero 100 al mondo. Sì, esatto. Dico, se avessi fatto di più. Ma diciamo che adesso diciamo che sicuramente ho avuto ottimi allenatori, sono stato fortunato e bravo a sceglierli anche, per cui ho avuto degli allenatori che stimo tuttora e che mi hanno formato e dai quali ho preso tanto e cerco di trasferire tanto anche ai ragazzi che ho allenato in passato e a Matteo anche, ovviamente, quanto ho preso dai miei ex allenatori. È ovvio che con l'esperienza che si accumula, giocando adesso sicuramente avrò più conoscenze, ho fatto più esperienze, ma credo che sia doveroso per chi magari fa questo lavoro e magari ci si dedica, continuare a crescere è fondamentale, ma e quindi ecco, è ovvio che se giocassi adesso avrei sicuramente più capacità e più competenze, ma ovviamente non ho più la fisicità per poter competere. Senti Vincenzo, volevo farti una domanda un po' così, se puoi rispondermi. Quanto guadagni, no? No, che non mi interessa. Non mi interessa. Perché l'ho visto giocare, è un ragazzino ancora, è un bambino, ma secondo me è molto promettente. Uno che ha l'occhio lungo come te, mi dici una cosa, dove può arrivare il figlio di Stefano Cobolli? A me piace molto. Diciamo che io sono particolarmente affezionato e particolarmente legato sia a Stefano che a Flavio, che a tutta la famiglia, per cui però credo di essere abbastanza di riuscire abbastanza a separare la parte affettiva da quella, diciamo, professionale. Dico che sicuramente lui ha bisogno di maturare come ragazzo, perché è ancora a tutti gli effetti tra virgolette un bambino, perché ha appena 17 anni, quindi è semplicemente ovviamente, come è giusto che sia, un ragazzo e ancora deve crescere, deve fare tante esperienze anche sia tennistiche che umane. A me piace molto perché è un ragazzo che è comunque sereno, è abbastanza equilibrato, è un ragazzo che nel campo cerca di andarci a prendere il punto, cosa secondo me importantissima, perché poi quello che avviene spesso è che il tennis per me in alcune può essere definito uno sport molto diverso dall'età giovanile rispetto a quello che poi fa un professionista. Cerco di spiegarmi meglio. Da giovane spesso vince le partite perché le perde l'avversario, perché l'avversario commette tanti errori e quindi diciamo ti porta, cioè tu ottieni, raccogli senza aver seminato tanto, no?
quando cresci cambia completamente, diventa completamente un altro gioco, per cui devi andare a prenderti il punto, devi sei tu che vinci la partita, e l'avversario sicuramente non te la regala ad un certo livello, per cui secondo me quello che lui fa, rischia anche di perdere più partite ovviamente adesso, ma credo che sia il metodo migliore per poter investire se si è ambizioso e si vuole provare a giocare ad alto livello. Quindi secondo me quello che sta facendo Stefano con Flavio è secondo me il metodo migliore, quello di provare a farlo vincere non ora, ma a fargli ottenere risultati in futuro. Quindi Francesco, cioè hai dei talent nascosti, cioè, no, ma io l'ho visto giocare, ma ha colpito anche lui, cioè è uno che, ecco, come ha detto Vincenzo, può fare una carriera. Ne ho visti pure altri, che però poi alla fine mi di una cosa, anche qua da tecnico, ma perché Quincy non ha fatto quella carriera che invece poteva fare dopo quella straordinaria partecipazione a Wimbledon? Sei un po', secondo te, diciamo, seduto su quella vittoria? Aspetta, prima che rispondi, Vincenzo, oggi mi diceva, sì, Raul Pietrangi, insomma, che hanno la stessa età, mi diceva, sì, che Quincy è un anno più piccolo, sì, 96. Mi diceva che non c'era storia tecnicamente, cioè, sembrava che Quincy era quello che doveva arrivare e Berrettini no. È corretta questa cosa? Assolutamente, posso confermare. Allora, secondo me ci sono da considerare svariati aspetti, provo a riassumerli. Uno è l'aspetto fisico, che quando sei adolescente incide in maniera preponderante, per cui se a 16 anni già sei formato rispetto ad un tuo collega, c'è una bella differenza. E l'altro, per esempio, ecco, che magari Gianluigi, che noi abbiamo avuto anche da noi in Accademia a Roma per un po' di mesi, purtroppo per lui ha pagato un pochino lo scotto di aver vinto tantissimo da giovane, e forse in automatico gli è venuto un pochino meno da investire, gli è venuto un pochino le aspettative sono cresciute in maniera esponenziale, e non sempre poi è facile gestirle, per cui ecco il percorso che magari ha fatto Matteo, il percorso che lo stesso nominavamo poco fa, Fabio Cobolli, che è un po', diciamo, tra virgolette affari spenti, può essere d'aiuto nel gestire meglio alcune aspettative, alcune pressioni che ovviamente i ragazzi giovani possono avere un'incidenza notevole, perché comunque vai a spiegare a un ragazzo che vince tutto da junior, che magari deve cambiare il servizio perché poi da professionista quel servizio non pagherà. Come fai a farglielo capire? Oppure, questo ragazzo è disposto a investire su un qualcosa che per lui in quel momento è vincente? Queste sono un paio di domande che secondo me sono basilari per capire poi se ci sono margini di crescita e margini di miglioramento. Ma quindi la differenza, se tu ci fai caso, Vincenzo e Francesco, non parliamo mai di volere, di servizio, parliamo di testa, di comportamenti, di atteggiamenti. Il primo avversario nel tennis sei te stesso, e poi dopo arriva l'avversario. Questo, infatti, Vincenzo, non so buono, che il mio maestro a giocare, Andrea Paramucchi, mi insegnò anni fa. Questo è quello che mi ha insegnato lui. Il primo avversario grande, sei te Andrea. Stesso. Poi dopo era bravo? Mi ha cambiato troppo tardi. Lo conosco bene perché mi ci sono allenato. Ma diciamo che più che il primo avversario, io la vedrei leggermente diversa. Che poi può sembrare la stessa cosa, ma non è. Il primo, diciamo, il primo compagno, il primo partner di doppio sei te, giusto, cioè, che magari ti vuole un po' meglio, non devi combattere con te stesso, ma devi provare a superarti, anzi certo, devi sfruttarti nelle qualità che hai, è vero. Io una volta in privato ci fossi arrivato prima a capirlo, devi chiamare Vincenzo. Hai ragione. Senti, dai, proviamoci. No, ma io ormai ho quasi 30 anni, Vincenzo, che faccio? Vabbè, ma perderò per 35, guarda, per 2 anni. Giusto, poi lo salutiamo. Vincenzo, c'è una domanda, è una curiosità che l'avevo fatta anche in privato. Dico, se lui un giorno volesse accettare la sfida di manca poco di allenare Fabio Fognini. Sì, questa me l'hai fatta. Guarda, ti dico, a me Fabio sta simpaticissimo. Non nego che ho un debole per lui, perché mi piace proprio come gioca. È ovvio che, come diceva Adriano, ha delle difficoltà
emozionali, emotive in campo, ha difficoltà a gestirle, però è sicuramente un grandissimo talento, anche perché non arrivi a quei livelli se non sei un grandissimo talento e non alleni quella forma di talento. La cosa che un pochino mi dispiace è che magari Fabio purtroppo delle volte non dà, tanta gente non fatica a riconoscergli alcuni meriti, e questo un pochino mi dispiace, perché magari si lascia incantare la gente più da delle forme magari di debolezza, senza magari riuscire a vedere invece delle capacità che lui ha. È un bravissimo ragazzo, ho avuto la fortuna di conoscerlo fuori dal campo, dove sicuramente rende molto di più dal lato umano. Però insomma, io credo che adesso, ma già in passato ho avuto grandi allenatori, adesso si allena con Corrado Barazzutti, che sicuramente... Ma si può fare questa cosa? È scomoda allenare la nazionale, poi il direttore tecnico di un giocatore? No, è una curiosità, eh? Ma guarda, Corrado ci ha tenuto subito a mettere al corrente, penso abbia fatto un po' con tutti i giocatori, ha parlato con me, ha parlato con Matteo, per spiegare che lui sarebbe stato ovviamente super partes. È vero che poi il tennis c'è la Coppa Davis, che dura pochissimo, è una competizione particolare e non è un campionato di calcio, per cui certo. È una cosa diversa, e la c'è, diciamo, ovviamente la buona fede e l'onestà di Corrado sicuramente nel fare delle scelte che poi esulano dall'interesse personale del suo giocatore, ma deve garantire quella che è il meglio per la squadra, ma come ha sempre fatto finora, anche nell'ultima Coppa Davis. Allora Vincenzo, noi staremo a parlare per ore, il tempo è tiranno, ma siamo stati veramente molto molto felici di averti avuto in collegamento, e insomma nodo al fazzoletto, perché ci riascoltiamo nell'anno nuovo, insomma. Va benissimo, Vincenzo, ha fatto piacere a me, senti. E auguri a tutti.